Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale CocomoGalox. Oggi sono qui per portarvi un nuovo video, un nuovo scherzo telefonico, visto che nel precedente vi ho chiesto 1000 like per avere appunto un nuovo episodio e li avete messi tranquillamente subito. Quindi, come promesso, raga, eccovi un nuovo scherzo telefonico. Ci tengo a dire velocemente due cose. Innanzitutto, se volete un altro scherzo, anche in questo dobbiamo raggiungere assolutamente, raga, 1000 like. Seconda cosa, abbiamo procurato un abbonamento Skype per le chiamate, quindi potremo fare tantissimi scherzi. Di conseguenza ve ne porterò più spesso e se il feedback da parte vostra sarà positivo, quindi raggiungeremo 1000 like e vedrò interattività da parte vostra, arriveranno un sacco di scherzi. Sta tutto a voi ragazzi, se voi fate vedere che il video vi piacciono, io ve li faccio e ve li porto tranquillamente. Comunque ragazzi, non vi voglio anticipare nulla riguardo lo scherzo, vi dico già che alla fine ci hanno scoperto che era uno scherzo, però la storia in sé, tutto quanto, ragazzi, la discussione eccetera fa troppo ridere secondo me, quindi dovete per forza guardarlo. Quindi ragazzi, io vi lascio il video, vi auguro una buona visione e ci becchiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Bella raga. Pronto? Pronto, parlo col signor Pa. Sono Monica, la devi vedere. Chiamo dal centro immigrazione del comune di Milano e le spiego. In pratica, come ben saprà, ultimamente sono stati smantellati diversi campi rom. E noi dal centro immigrazione del comune appunto di Milano abbiamo dovuto fare delle selezioni all'interno dei cittadini della provincia, selezionando quelli con un reddito maggiore, quelli con i dovuti requisiti per poter affidargli obbligatoriamente un bambino di questi campi, insomma. E lei, o meglio non lei, ma suo marito, il signor Baccio, è stato selezionato per l'adozione obbligatoria di un bambino di origine rumena, Questa insomma. cosa non l'avevo mai sentita da nessuna parte, mai sentita, mai pubblicizzata, Ma è infatti venuta fuori oggi. sì, è una nuova riforma. E quindi suo No, marito. ma io ho bisogno, per telefono queste cose non si fanno, si convocano i cittadini, bisogna vedere veramente qual è la situazione. Guardi, Io ho già i miei nipotini, un cane e un gatto, e non credo di farcela. guardi, per Non lei. credo che sia obbligatoria questa cosa, Sì. io non l'ho mai sentito dire. Per suo marito è stata imposta l'adozione di un certo ragazzo di età 17 anni chiamato Samir Asambur ed è uno dei ragazzi dei campi nomadi che appunto sono stati No, no, smantellati. io assolutamente obbligatorio, questa cosa non può essere. Io non l'ho mai sentita. Mi richiami più tardi quando arriva mio marito e parli con lui, perché Guardi, io non ho. io l'ho chiamata adesso per avvisarla perché a breve i servizi sociali verranno e le porteranno questo ragazzo, quindi. No, mia figlia già lavora a San Vittore, io ho un ragazzo di 17 anni, non lo posso ospitare, ho i miei nipotini che devo andare a prendere tutti i giorni, cosa gli faccio fare? Lui, allora, è un ragazzo, diciamo, con un po' di problemi. Ecco, grazie. Chi lo regge? Mio Vabbè. marito va al lavoro e tocca a me. Come faccio Ha un passato in galera di furti e quindi lo stiamo riabilitando, insomma, reinserendo nella società e abbiamo selezionato lei come famiglia, appunto, di ma adozione. io non sono adatta, mi dispiace. Ma guardi, al momento si è abbastanza tranquillizzato. È Sì, stato. È e io come tornato. faccio tutto il giorno con questo? Cosa fa? Tutto il giorno? Si inserisce in Potrebbe. casa mia? Sì, dovrebbe aiutarlo a cercare, diciamo, Ma perché? un'attività. Gli dovete Un'attività. trovare voi un lavoro. Guardi, E la scuola, mica io. ascolti, Ma io questa storia proprio non ho capito chi chiama. Non facciamo ho una cosa. capito Centro chi siete, chi è l'ufficio. immigrazione del comune di Milano. Ma questo è uno scherzo. No, ascolti, facciamo una cosa. Io adesso parlo con i miei supervisori e siccome lei dice di non essere in grado, noi le portiamo il ragazzo per una settimana, ok? No, ma non E dopo. esiste proprio, guardi, mi richiami tra Guardi, ma mezz'ora o mi lasci il numero, richiamo io, non esiste questa storia. tra una ventina di minuti i miei colleghi dovrebbero portare il ragazzo. Quindi magari inizi a preparare la stanza e inizi anche a preparare dei vestiti puliti appunto per questo ragazzo. Lo tenga una settimana. Dia il numero, per favore. Ma che numero, signora? Tanto tra 20 minuti ci saranno i miei colleghi, può parlare con loro. Porteranno Ma lei aiutante chi al è, ragazzo. scusi? Come Io si sono chiama? Leonardo Trilogs del Come? centro immigrazione Milano, Sì, signora. ma il suo nome? Leonardo Trilogs. Eh?
Mi sente? Sì? Leonardo Trilux. Ma io non lo capisco, senta, a me questo sembra uno Ascolti, scherzo. Richiami tra 20 minuti ascolti, e facciamo parli una con cosa, mio signora. marito. Tra 20 minuti saremo da lei, i miei colleghi saranno da lei. Come saremo da lei? Le ho detto che tra 20 minuti le porteremo questo ragazzo, poi lo terrà una settimana e dopo una settimana Ma valuteremo. questo è uno scherzo di qualcuno che si diverte alle mie spalle, lasci un po' perdere e se no chiamo i carabinieri.